C'è qualcosa che non è emerso dalla mattanza nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Tra i detenuti pestati, torturati, fatti sanguinare, non c'è nemmeno un camorrista. Eppure il carcere di Santa Maria Capua Vetere è pieno di affiliati. Nessun camorrista è stato picchiato, nessun colletto bianco è stato picchiato. Figure legate alla politica o all'imprenditoria criminale. Sono stati picchiati piccoli spacciatori, piccoli borseggiatori, piccoli criminali. In un caso solo viene picchiato da Ranieri, pregiudicato di Latina con un passato laterale nella banda della Magliana. Viene picchiato e mentre lo fanno, secondo quanto riportato dalle indagini, gli dicono anche tu saresti il boss del Lazio. Quasi a rimarcare il fatto che non si può picchiare un affiliato, ma finalmente c'hai la possibilità sotto mano di poter pestare un criminale, visto che altri non puoi neanche avvicinarti, e così ne godi, lo vessi, adesso comando io, diranno. Perché non si picchiano gli affiliati? Beh, semplice, dagli affiliati si ricevono regalie. Dagli affiliati ci si guarda bene perché conoscono dove vivi, la tua famiglia, i tuoi parenti. L'affiliato non si tocca, si può sempre solo picchiare colui che non reagirà, non si vendicherà, non porterà possibilità di vendetta. Dopo quelle immagini cosa succederà? Succederà quello che succede sempre. Quando si tratta di carceri violenti, e cioè che ogni singolo detenuto avrà un unico obiettivo quando entra in carcere. Non lo difende il diritto, lo difenderà un clan. File di persone oggi, dopo quelle immagini, ma in realtà sta succedendo da molto più tempo, sono pronte a entrare nelle organizzazioni criminali, aspettano il proprio turno. Entri borseggiatore, esci affiliato. Entri piccolo truffatore, esci killer. Un carcere repressivo è un carcere che spinge il detenuto a entrare nelle organizzazioni criminali. Più sono violente le guardie, più il detenuto cercherà protezione, non nel diritto, ma nelle mafie. Ovviamente non sono così tutte le guardie carcerarie, che vivono la stessa sofferenza spesso dei prigionieri in carceri fatiscenti. L'unica speranza è smontare l'istituzione carceraria per liberare i poliziotti, per permettere alla democrazia di contare su un percorso reale di recupero ai prigionieri. Un carcere violento è un carcere mafioso.